Buonasera, buonasera a tutti, siamo venuti al Festival delle Scienze di Roma, grazie dell'invito, io sono Guido Mea, sono un giornalista scientifico e sono veramente felice di essere qui perché abbiamo due ospiti di eccezione, ho già imparato molte cose preparando questo intervento, ma credo che impareremo ancora molte, discuteremo ancora molto insieme stasera. Sono qui con me Nicole Soranzo, che è la Head of Population Genomics dello Human Technopole e oltre a vari incarichi, vari cappelli che ha in giro per l'Europa, per il mondo, come tutti i ricercatori di rango ormai, e Stefano Kustincic, che dopo diversi incarichi, adesso con il cappello di Associate Director per Life Tech e direttore del Central RNA Lab dell'ITI, l'Istituto Italiano di Tecnologie. E tra l'altro, poi capiremo, ma i nostri due amici sono anche colleghi proprio in un progetto molto importante, che è quello dei 5.000 genomi della Valle d'Aosta. Ecco, come cornice, io vorrei dire una cosa semplicissima. Questo sembra un incontro sulla genetica, sulla scienza di base. In realtà è un argomento di estrema attualità perché va al cuore di quella che è la salute nel nostro tempo, cioè il ripensamento della salute e anche la ristrutturazione, perché qui non si tratta, come vedremo, solo di pensare, ma anche di fare e fare abbastanza in fretta perché è urgente per l'Italia muoversi su questo fronte. Sto parlando di un concetto di salute che non è più semplicemente quello della non malattia, ma è quello anche della prevenzione. Con il Covid, abbiamo con la pandemia, abbiamo capito tutti quanto la salute è importante, è stato stressato anche dal G20 quest'anno e dal G20. Io sono stato personalmente coinvolto in una task force sulla salute e delle life science del G20 e il G20 è quello, diciamo, quell'engagement group di Confindustria. Ma è stato subito chiaro che senza la salute non c'è attività economica, ma non c'è neanche democrazia, perché non meno molte libertà individuali, come abbiamo purtroppo visto. Quindi quest'anno è stato particolare perché anche al G20 abbiamo visto i ministri della salute che improvvisamente sedevano accanto ai ministri dell'economia e delle finanze, perché senza di loro non si riusciva ad andare avanti. Ed è questa un po' la cifra del nuovo tempo che viviamo. Nicole Soranzo, ti lascio subito la parola perché tu hai tantissimo da raccontarci su quello che stai facendo. Prego. Grazie molto, condividerò il mio schermo. Vedete bene? Vediamo la vostra bellissima sede, ex Expo e sede di Human Technopole. Grazie, grazie tante dell'invito, sono veramente contenta di essere qui. Sono tanti anni che sono via dall'Italia, quindi farò sicuramente degli strafalcioni a parlare in italiano, perdonatemi per questo. Volevo darvi prima, cominciando dalla fine, darvi alcuni dei messaggi che cercherò di riportare nella mia presentazione, un po' da ricordare come punti chiave. Uno che è forse ovvio, ma è importante ricordare, è il fatto che il sequenziamento del DNA sta rivoluzionando la sanità, la società e la conoscenza della biologia. E siamo in una fase di scoperte senza precedenti nella storia della genetica italiana, che è stato soprattutto spinto dalla veloce innovazione tecnologica, soprattutto nel campo del sequenziamento del DNA. Aprendo moltissime possibilità, un grande potenziale per la realizzazione della genomica nella sanità, ma bisogna anche tenere in mente che l'implementazione poi in realtà è molto complessa e quindi c'è anche molto da lavorare per cercare di capire qual è il modo migliore, quali soprattutto sia il costo-beneficio di qualsiasi tipo di intervento di genomica. E l'altra cosa che vorrei puntualizzare, che è veramente importante, è che investimento in ricerca e in ricerca inclusa la genomica dà un enorme ritorno in investimento. Ossia, questo è stato dimostrato, ci sono diciamo, possibilità di
avere questi ritorni investimento, sia dal punto di vista di appunto riduzione del costo della spesa sanitaria, ma anche poi nella produzione, ad esempio, di nuovi farmaci, di nuove tecnologie e di nuove, ad esempio, di nuovi brevetti, attraverso brevetti ed altro. Quindi, prima di parlare, di buttarci nell'argomento, volevo semplicemente dare due informazioni di base proprio per allinearci sullo stato della genetica e della ricerca del DNA. Quindi, prima di tutto vorrei discutere qual è il modo in cui lo studio del DNA può aiutare a affrontare più grandi sfide della società. Per quelli di voi che non siano così familiari con l'argomento genetica, voglio semplicemente ricordare che la genetica è lo studio dell'eredità. E infatti quasi tutte le caratteristiche umane, sia quelle mediche ma anche poi i tratti che noi chiamiamo fenotipici come l'altezza, il peso eccetera, sono almeno in parte determinati dai nostri geni. Questo è un esempio illustrativo del papà e della mamma con magliette di strisce diverse, e questo porta poi alla unica combinazione di geni nei figli. Siamo adesso in un'epoca che noi diciamo si chiama post-human genome. Come sapete tutti, il progetto Genoma Umano è stato completato nel 2003 in questo istituto nascente che era il Wellcome Sanger Institute, dove continuo per il momento a lavorare, e che ha sequenziato una grande proporzione del genoma umano. Quindi nel 2003 è stata completata la prima versione con il 99% del genoma sequenziato e una fortissima accuratezza. E il genoma che cos'è? Il genoma è semplicemente l'unione di tutto il materiale genetico all'interno di un organismo ed è quello che noi definiamo il libro della vita, cioè il libro che ha le istruzioni poi per codificare tutte le funzioni biologiche che ci rendono quello che siamo. Quindi abbiamo 23 coppie di cromosomi, 22 identici e 2 cromosomi del sesso. Ogni coppia aploide, quindi originata dalla madre o dal padre, ha 3,1 miliardi di lettere di DNA. Se abbiamo infatti al sangue stampato questo libro del genoma, ed è un libro con migliaia di pagine e 112 volumi, quindi potete già immaginare anche fisicamente qual è il volume dell'informazione che è contenuta. E di tutta questa informazione solo una parte abbastanza minuscola varia tra persone diverse, questo che poi ci dà proprio tutte le informazioni che codificano per tutte le informazioni necessarie alla vita. Come ho detto, siamo in una fase di sviluppo tecnologico enorme e questo è stato in parte dovuto al fatto che la tecnologia, particolarmente per il sequenziamento del DNA, è diventata estremamente economica, estremamente efficiente. Quindi se noi vediamo in questo plot il costo per un genoma umano, il sequenziamento di un genoma umano negli anni dal 2001 ad adesso, vediamo che il primo genoma ha costato circa 30 milioni di dollari. Nel 2007 c'è stato questo avvento di questa nuova tecnologia che si chiama Next Generation Sequencing, che ha drammaticamente ridotto il costo del sequenziamento, infatti ha aumentato l'efficienza. Quindi abbiamo cominciato a fare progetti sempre più ampi, quindi siamo passati da 1 miliardo di genomi a 10.000 milioni, adesso stiamo sequenziando milioni o decine di milioni di genomi. E ovviamente questi genomi sono molto più economici, qui si parla di costi di centinaia di dollari per genoma. E quindi queste potenzialità stanno ovviamente aiutandoci anche a disegnare esperimenti sempre più ambiziosi per studiare variabilità genetica nelle popolazioni, sia nelle malattie rare e complesse, ma anche poi negli stati di salute, quindi nella popolazione generale. Quando parliamo di malattie, è sempre bene pensare la fine dello spettro da una parte e dall'altra. Da un lato ci sono le malattie rare che sono quelle tipicamente associate alla presenza di singole mutazioni che sono ad alto effetto fenotipico, quindi ad alta penetranza, danno sostanzialmente
sono da sole sufficienti per avere una manifestazione di malattie anche con tratti molto, molto gravi. E queste sono tipicamente mutazioni che vengono ereditate dai genitori, ma possono anche crearsi al momento del concepimento o infatti nei gameti sessuali. Questo è un esempio, ad esempio, della la mutazione del fattore 9 che era, di cui la regina Vittoria era una portatrice sana, che si è poi trasmessa nella famiglia reale inglese. Adesso quello che sta succedendo adesso è che stiamo usando il sequenziamento del DNA in modo di routine, sostanzialmente per diagnosticare malattie rare. E questi sono alcuni degli esempi di progetti che sono stati fatti in Inghilterra, ma anche in Italia, una ricerca su malattie rare fortissima, con grande enfasi non solo sulla diagnosi, ma anche poi sullo sviluppo di trattamento. La tecnologia del sequenziamento sta aiutando tantissimo a diagnosticare le cause di malattie, ma sappiamo che non è un approccio perfetto. Ci sono una grande maggioranza dei pazienti che, nonostante abbiano un sequenziamento del genoma, non vengono diagnosticati. Quindi ovviamente c'è la necessità di continuare a usare tecnologie sempre più avanzate per aumentare questo rate diagnostico. E in Italia, in un certo senso, e poi anche in altri paesi, si sta sempre più appunto applicando sequenziamento in modo routinario per la diagnosi. Tipicamente si sequenziano i pazienti e anche i genitori per appunto capire queste modalità di trasmissione delle situazioni genetiche. E un'enfasi fortissima è proprio nella creazione di dataset che sono standardizzati, armonizzati e condivisi in modo tale da poter sfruttare le caratteristiche di similarità tra malattie diverse per aumentare la capacità di interpretare il genoma. Dall'altra parte dello spettro sono quelle che noi chiamiamo malattie complesse. Queste sono le malattie che in realtà hanno percentuale di morbidità e mortalità più alte nel mondo. Sono ad esempio malattie cardiovascolari, cancro, malattie muscoscheletali e molte altre. Questa è già una rappresentazione della morbidità misurata come Disability Adjusted Life Years, dovuta sia alle malattie, ma anche poi ai fattori di rischio che noi sappiamo essere sostanzialmente responsabili per questo tipo di manifestazioni di malattia. Ovviamente lo studio di malattie complesse, anche il trattamento delle malattie complesse, la prevenzione, è una delle grossissime sfide per la nostra società e per la salute. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che la popolazione mondiale sta invecchiando. Sappiamo che la proporzione della popolazione mondiale che supererà ad esempio i 60 anni raddoppierà molto rapidamente tra gli anni 200, ad esempio entro gli anni 20-50, e anche le persone che sopra i 60 anni stanno rapidamente, ad esempio, superando il numero dei bambini. E questo ovviamente pone delle sfide sia nel come curare o prevenire queste malattie, ma anche poi come rendere la prevenzione sempre più efficiente. L'altra sfida in questo senso è anche il fatto che ovviamente le malattie, come ho detto, sono anche legate a fattori ambientali che sono anche in questo caso in crescita. Dal punto di vista genetico, studiare queste malattie ha un approccio estremamente diverso rispetto alle malattie rare di cui vi ho parlato prima, perché le malattie complesse sono sostanzialmente causate da molte varianti genetiche che hanno effetti individualmente minuscoli, però ce ne sono centinaia che ognuno di noi porta dalla nascita. E in aggiunta a questa predisposizione genetica esiste anche, come ho detto, un forte influsso da parte di ambiente, ad esempio. Questi sono semplicemente alcuni degli ambienti che sappiamo determinare un rischio elevato, più elevato di malattie complesse. Tanto per dirvi quanto è proceduta velocemente, grazie soprattutto appunto a questi approcci genetici, la nostra conoscenza
delle cause genetiche delle malattie complesse. Volevo farvi vedere un'animazione. In questo caso vediamo una rappresentazione pittorica di cromosomi umani e con queste piccole bandierine stiamo rappresentando la nostra, i fattori di rischio genetici che noi sappiamo essere associati a una malattia, a un rischio, fattore di rischio di una malattia. Quindi se vediamo durante dall'anno 2006 ad adesso, vediamo che il genoma è stato coperto di queste bandierine, quindi questo rappresenta la nostra conoscenza, la conoscenza di queste malattie, di fattori di rischio che continua ad aumentare. In questo momento abbiamo decine di migliaia di bandierine che noi abbiamo piazzato in tutto il genoma e che ci dicono questa base del DNA o questa variante genetica o questo gene ha una forte probabilità di essere stato implicato in, ad esempio, in diabete di tipo 2 o una malattia cardiovascolare. Quindi cosa vogliamo fare con queste informazioni? Come abbiamo detto, ci sono una miriade di conoscenze che possiamo sviluppare da queste informazioni. Alcune delle conoscenze sono di tipo biologiche, stiamo imparando tantissimo di quali sono i geni, le proteine o i meccanismi che sono alterati in malattie diverse o che controllano questa variazione umana. E questo è perché questi dati genetici ci permettono di isolare esattamente la porzione del DNA che ci dà queste informazioni, grazie alla nostra abilità di leggere il genoma umano. Il secondo punto in cui abbiamo imparato tantissimo è l'eziologia delle malattie, quali sono tra tutte questa variabilità genetica le cause delle malattie e come possiamo stiamo anche cominciando a capire come queste cause poi interagiscono ad esempio con ambienti diversi, ad esempio alterazione di variabilità genetica con ad esempio il fumo. Ovviamente vogliamo usare queste informazioni soprattutto per operare una predizione precoce del rischio, per capire già in tempi idealmente dalla nascita, ma comunque dall'inizio, qual è la probabilità che ciascuna persona sviluppi una malattia più avanti in età. E questo ci permette di capire, cioè stabilendo il rischio genetico, di capire quali sono gli interventi che noi dobbiamo operare su questa persona per fare in modo che il rischio della malattia sia diminuito. Per esempio, possiamo raccomandare di avere una dieta di un certo tipo o di fare esercizio. E infine l'ultima applicazione è quella di usare i dati genetici e anche le informazioni biologiche per sviluppare nuovi farmaci, terapie che ci permettano di curare le malattie, perché ovviamente questo tesoro di informazioni biologiche possono essere poi tradotte in nuovi trattamenti. Il modo in cui questi studi sono stati fatti e in cui continuiamo ad operare come genetisti è usando quello che noi chiamiamo coorti di larga scala, che sono sostanzialmente studi di popolazione che comprendono anche decine di centinaia o centinaia di migliaia di persone fatte in tutto il mondo. In queste informazioni di volontari tipicamente raccogliamo non solo dati genetici, ma infatti una serie di informazioni riguardo ad esempio dettagli della salute delle persone, potrebbe essere ad esempio un elettrocardiogramma o valori dei lipidi nel sangue. E poi combiniamo tutte queste informazioni con dati genetici per avere appunto questa pittura molto più dettagliata del rischio genetico e ambientale. È un esempio del valore di avere questo tipo di raccolte già pronte, al fatto che poi anche in caso di, ad esempio, emergenze possiamo muoverci molto velocemente per raccogliere informazioni genetiche e capire appunto quali sono i fattori di rischio che determinano una variabilità nel rischio della malattia. E questo è un esempio, ad esempio, di un consorzio internazionale che ha mappato fattori di rischio per diverse manifestazioni di COVID-19. E il fatto che ci fossero queste popolazioni misurate già disponibili per studio ha fatto in modo che molto velocemente si potesse studiare appunto qual è la predisposizione genetica di base, ad esempio ad avere un caso di COVID che richiede ospitalizzazione piuttosto che no.
Questi studi sono fatti in tutto il mondo ed è importante farli in tutto il mondo perché questi, come si dice, fattori di rischio genetici, ma anche quelli ambientali, variano da popolazione a popolazione. E quindi è importante avere strategie mirate che ci aiutino a capire appunto in modo dettagliato il rischio all'interno di questa di queste popolazioni. Come vedete, l'Italia, anche il Sud Europa, è meno rappresentato in questo tipo di studi e questo è chiaramente il motivo per cui noi come comunità dobbiamo metterci a sviluppare risorse ed approcci per la prevenzione. Human Technopol, come sapete, io sono diventata uno dei direttori della genomica e mi occupo particolarmente di genomica di popolazioni e di genomica medica. E qui abbiamo cominciato a pensare a una serie di progetti che possano permetterci di riempire un po' questa mancanza di informazioni al momento lo stiamo apprezzando con delle collaborazioni strategiche con ricercatori di tutta Italia. In questo caso presento una collaborazione strategica con l'Istituto LIRCS Neuromed di Isernia che ha collezionato nel corso degli anni informazioni per 25.000 persone che vivono in tutto il Molise. In questo caso sono state raccolte informazioni su tratti biomedici, ma anche stili di vita, ambienti e una biobanca molto dettagliata. E quindi la possibilità di aggiungere un'informazione genetica a questi dati sicuramente ci permetterà di cominciare appunto ad avanzare la nostra comprensione dei fattori rischio genetici anche in Italia. L'altra cosa da pensare è che infatti la diversità non è solo tra popolazioni del mondo, ma anche all'interno delle popolazioni. L'Italia, particolarmente per la sua frammentazione geografica e anche storica, ha in realtà una variabilità genetica molto alta. È ovviamente importante che caratterizzare in dettaglio questa variabilità genetica in modo che sia terapie, ma anche la valutazione, ad esempio, di fattori di rischio venga fatta in modo che tiene conto della struttura di queste variabilità genetica. Quello che vorrei sottolineare quindi è che ci sono sicuramente in Italia delle possibilità enormi che possono fare leva sul sistema italiano. Come ho detto, una diversità genetica ambientale molto elevata. Ci sono sia collezioni cliniche che anche competenze eccellenti, un sistema sanitario nazionale regionalizzato e anche una forte propensione all'innovazione tecnologica e allo sviluppo di approcci industriali. E questo ci dà delle opportunità uniche di cominciare a lavorare, mettere in piedi infrastrutture della ricerca, investimento e formazione proprio per sviluppare o utilizzare al meglio il potere della genomica anche nel nostro paese. Come ho detto, uno dei punti essenziali è che questi non sono costi persi, sono infatti costi investiti, ed è stato dimostrato molto chiaramente da diversi rapporti, sia in UK ma anche in Italia, che il ritorno dell'investimento per ricerca biomedica è altissimo e si traduce appunto sia in un risparmio per i costi della sanità, ma anche poi nello sviluppo di tecnologie e di competenze per il nostro paese. Quindi chiuderei qui ricordando appunto i messaggi chiave che ho dato all'inizio, che come avete visto il sequenziamento del DNA sta infatti rivoluzionando sanità, società e la nostra conoscenza della biologia. Siamo in una fase di scoperte con un ritmo che è senza precedenti, spinto dalla veloce innovazione tecnologica c'è un grande potenziale per la realizzazione della genomica e della sanità, ma ovviamente bisogna sviluppare approcci e competenze per fare in modo che l'implementazione venga fatta nel modo migliore possibile. E con questo concluderei il mio intervento e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Grazie Nicole, grazie per la chiarezza. Devo dire che quella cartina del mondo, insomma, con tutti i progetti di genomica è super interessante perché disegna una geopolitica della genomica, no? Vediamo che gli Stati Uniti e la Cina sono all'avanguardia, stanno investendo, quindi ci fa anche capire l'importanza strategica di queste cose. Invece,
il pallidore, il cuore dell'Italia è preoccupante. E ti ringrazio soprattutto della tua conclusione, dove hai sottolineato appunto questo cambio proprio ontologico di sintassi, cioè la salute non è più un costo, ma è un investimento, perché è un investimento strategico. Il Covid è anche un esempio bello da portare, perché quando si dice la preparedness, cioè il piano, essere preparati a questi eventi globali, pandemici, non è semplicemente avere il piano pandemico, che diciamo stare in Italia era un po' anzianotto, insomma, ma non è nemmeno avere i vaccini, perché spesso non li puoi avere i farmaci, no? Non li avevamo 20 mesi fa i farmaci, ma è avere quelle piattaforme che tu hai nominato, che ci permettono di reagire. Mi ricordo che allo Spallanzani, appunto, quando nessuno lo capì bene, il regionalista, quando si disse: beh, è stato sequenziato il virus, insomma, quello era un passo fondamentale, perché da lì poi vuol dire che sapevi con chi avevi il nemico, avevi l'incontro digitale del nemico, sapevi con chi avevi a che fare. Quindi, espandendo su questo, ci dice l'importanza del genoma. Poi torneremo sicuramente, ma dopo aver sentito Stefano, sull'applicazione, perché tu hai detto, forse per riflesso, da ricercatore, hai detto molto sviluppo di conoscenze, ma mi sembra di capire che voi fate genomica, siete sempre un po' in anticipo. Il progetto Genoma Umano cominciò nel 1980, avevate 30 anni, nel 2000 avevate già, 2001 avevate già finito. Anche qui siamo in realtà molto vicini, o siamo già in delle realtà applicative. Ma Stefano, no, non voglio rubarvi tempo, perché so che tu hai anche cose altrettanto interessanti. Prego. Grazie Carico per la presentazione. Ammiriamo la tua scelta di sfondo, che ovviamente è pensata, perché Nicola aveva il suo centro, ma che tu hai scelto una lavagna. Quindi. È il mio ufficio. Ma allora, beh, innanzitutto grazie per l'invito e grazie anche a Nicole per averci dato una bellissima, approfondita e anche precisa descrizione dello stato delle cose nel campo della genomica e nel campo della genomica in Italia. Io farei un viaggio andata e ritorno in due direzioni, cioè partirei dal paziente, dallo studio del paziente in questo contesto che Nicole ha appena descritto, e utilizzando i dati che noi potremmo raccogliere dal paziente o da un individuo non malato, dalla popolazione normale di una determinata regione italiana, vorrei descrivere come potremmo utilizzare queste informazioni per scoprire, descrivere lo stato di malattia o una classificazione di determinati gruppi di sottotipi, di sottogruppi di una malattia complessa, e contemporaneamente quali poi possono essere le strategie per ritornare al paziente mediante lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche per nuovi tipi di farmaci. E in particolare vorrei citare lo sviluppo dei farmaci ad RNA che tanto hanno, diciamo, attratto interesse nel grande pubblico, visto il successo del vaccino RNA per il Covid. Allora iniziamo con il fatto che vorrei sottolineare un punto, cioè noi abbiamo a disposizione, grazie alla diminuzione del costo del sequenziamento e anche la rapidità con cui possiamo sequenziare. Cioè nel mio laboratorio qui a Genova, l'Istituto Italiano di Tecnologia, sequenziamo un centinaio di genomi a settimana. È routine. E il costo medio i nostri numeri sono di gran lunga inferiori di quelli che Nicole sicuramente vede nei centri di sequencing di Genomics England a Cambridge, eccetera. E quindi abbiamo una quantità di dati e di informazioni da analizzare che è estremamente rilevante. E
Quindi per poter affrontare questo tipo di nuova medicina, noi abbiamo bisogno di creare innovazione a vari livelli. A livello di innovazione, chiaramente, nella prassi sanitaria. Cosa significa? Inserire nella diagnostica la genomizzazione del paziente e considerare il paziente come un unico. Introdurre l'innovazione nella ricerca delle cause delle malattie. Quindi avere una standardizzazione di raccolta di dati genomici e clinici per classificare i sottotipi di pazienti e comprendere il rapporto causa-effetto del genoma e del fenotipo e quindi dei sintomi clinici stessi. Importantissimo, innovazione nello sviluppo di farmaci, cioè che devono essere adattabili a colpire zone del genoma diverse, magari capaci di colpire il numero più in maniera specifica nella quantità, la porzione più alta possibile del genoma. Problema estremamente importante, questi farmaci devono essere sviluppati in maniera economicamente sostenibile, perché ricordiamoci che lo sviluppo di un farmaco in media costa 2 miliardi. E questo è in effetti la flowchart, cioè iniziamo all'interno di un ospedale, di un sistema magari regionale, e facciamo una raccolta di dati clinici, raccolta di dati stile di vita, raccolta di campioni biologici che vengono poi messi in una biobanca in modo standardizzato. Cioè i dati devono essere raccolti in maniera strutturata. Cosa significa? Significa che, per esempio, dobbiamo innovare il sistema di raccolta e immagazzinamento dei dati che viene utilizzato classicamente nel sistema sanitario. Per esempio, avere i dati clinici in un PDF non è il sistema di raccolta dati in maniera strutturata ed analizzabili poi con algoritmi di vario tipo. A questo dobbiamo poi aggiungere il sequenziamento del genoma e poi abbiamo a disposizione, mediante anche la messa a punto di un'infrastruttura computazionale che è fondamentale, e la possibilità di analizzare questi dati clinici, i dati genomici, mediante algoritmi di artificial intelligence o di machine learning, al fine di trovare, come dicevo, potenzialità di classificazione di sottotipi di malattie e quindi di gruppi omogenei di pazienti e di fare relazioni tra genotipo e fenotipo, o magari predizioni su quali potranno essere gli andamenti di una malattia, una risposta a un trattamento farmacologico e così via. Allora, affinché questo venga affrontato in maniera strutturata e omogenea, quasi 2 anni fa l'Istituto Italiano di Tecnologia ha iniziato un progetto in Valle d'Aosta. Si chiama il progetto 5.000 genomi NVIDIA. In cosa consiste? Ma è un progetto ambizioso in quanto vuole inserire la diagnostica e la ricerca genomica nel sistema sanitario valdostano. La Val d'Aosta può essere uno studio estremamente vantaggioso dovuti per esempio al fatto che ci sono soltanto 118.000 abitanti e quindi si possono, e anche il sistema ospedaliero ha un numero limitato di siti, e quindi questo ci può permettere di essere più efficienti nel mettere a punto, nell'implementare questo progetto. È composto da vari partner ed è finanziato dalla regione, quindi colgo l'occasione per ringraziare la lungimiranza della regione Valle d'Aosta che ha visto nella genomica e nell'integrazione della genomica nel sistema sanitario un modo per poter innovare la medicina in regione. E IT è il leader del progetto, ma ci sono altri partner, per esempio la Città della Salute di Torino, un partner privato estremamente importante di Hub Engineering, che è un leader nel data storage e nell'immagazzinamento
e negli electronic medical records di dati clinici. Un altro partner importante è l'osservatorio astronomico. E voi direte, ma cosa c'entra l'osservatorio astronomico all'interno di un progetto genomico? Ebbene, ma ormai è chiaro che gli algoritmi matematici che vengono utilizzati per studiare le stelle, per distinguere il segnale dal rumore di fondo, sono molto utili, in molti casi sono esattamente gli stessi, per studiare il genoma umano. Allora, questo per dirvi, e questo è secondo me una componente estremamente interessante, mettere insieme nella stessa stanza medici clinici, ricercatori di biologia molecolare e astronomi, per cercare di trovare quali possono essere le basi e le logiche dietro il rapporto tra determinate variazioni nel genoma e determinati dati clinici. E vi dico solo che a fine 2019 il centro di genomica CMP3, centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva ad Aosta, era, per quelli di voi che lo conoscono, l'ufficio di Schiavone, dei telefilm. Ok? Come voi, molti di voi lo conoscono, ha avuto un grosso successo. Ebbene, l'ufficio di Schiavone adesso, in questo momento, è diventato il posto dove sequenziamo i genomi. E lo abbiamo fatto in meno di 2 anni, in tempo di Covid. Quindi abbiamo completamente costruito i laboratori genomici e i laboratori computazionali. Quali sono gli scopi? Come dice il nome stesso, è quello di, da una parte, sequenziare 5.000 individui valdostani, sani e con alcune determinate malattie, le vedremo poi dopo, di costruire un electronic medical records in cui i dati clinici vengono raccolti e immagazzinati in maniera strutturata assieme al dato genomico, e poi una biobanca dove i campioni biologici vengono immagazzinati non solo per sequenziamento ma anche per studi futuri. Le malattie di interesse sono 3, più il genoma di riferimento. Come diceva Nicole prima, l'Italia è un paese estremamente complesso dal punto di vista genomico, perché ci siamo passati tutti nel corso della storia. È particolarmente interessante che la storia della Valle d'Aosta. Siamo dovuti andare a studiare la storia della Valle d'Aosta. Abbiamo trovato le varie emigrazioni, eccetera, fin dai tempi dei Romani, quando era un grosso centro doganale. Ebbene, quindi avremo alcuni centinaia di genomi in collaborazione con il centro trasfusionale per sequenziare il genoma di riferimento. E poi ci siamo concentrati in 3 malattie principali che hanno logiche diverse. Allora, sicuramente il nostro primo obiettivo è quello di introdurre nella pratica clinica la sequenza delle biopsie oncologiche. Questo per noi è l'obiettivo primario. Vi faccio un esempio, cioè ormai si sa, ci sono da molti anni studi che sostengono il fatto che un determinato tipo di tumore visto al microscopio con una biopsia, diciamo, appare identico, ma in realtà le basi genomiche, cioè le mutazioni somatiche, cioè soltanto in quelle cellule tumorali che avvengono, possono essere diverse in individui diversi. Ci sono alcuni scienziati che dicono che ogni tumore in realtà è diverso uno dall'altro. Però allora immaginiamo che noi abbiamo un farmaco che sia capace di interferire con la mutazione, con gli effetti della mutazione che troviamo nel gene A, e questo si trova nel 20% dei pazienti. Ma non è capace di agire nei pazienti che hanno invece la mutazione nel gene B. Però dal punto di vista dell'analisi patologica, le biopsie sembrano esattamente identiche, sia che abbiano una mutazione di tipo A o che presentino una mutazione di tipo B. Quindi è chiaro ed evidente che noi abbiamo bisogno di sequenziare quel genoma,
capire se la mutazione è A o B e quindi poi dare un trattamento farmacologico al paziente secondo le mutazioni che loro presentano. Questo è uno degli obiettivi di Alleanza contro il Cancro, un network nazionale per inserire la genomica nell'analisi clinica oncologica. Questo è il nostro primario obiettivo del centro CMP3 VDA, al fine di migliorare le capacità diagnostiche e terapeutiche in Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le basi genomiche delle malattie del neurosviluppo e le basi genomiche delle malattie neurodegenerative, l'obiettivo primario è quello di ricerca, cioè di comprendere quali sono le basi genomiche dei malati di Parkinson, di Alzheimer, di autismo o di disabilità intellettiva, in modo tale da mappare quali sono le alterazioni presenti nella popolazione valdostana e di cercare di identificare dei sottogruppi basati sulle varianti genomiche. Inoltre vogliamo anche partecipare, diciamo, contribuire alla crescita culturale e scientifica della Valle d'Aosta, per cui collaboriamo con molti enti territoriali e per esempio stiamo in questo momento, l'abbiamo finito la settimana scorsa, abbiamo sequenziato lo Stambecco, non esisteva un genoma di riferimento, il prossimo anno c'è l'anniversario del Parco Nazionale Gran Paradiso e quindi abbiamo sequenziato anche per la prima volta lo Stambecco e stiamo facendo il genoma di riferimento accoppiando sequenze Illumina con sequenze Nanopore. E abbiamo preso più di 40 persone, molti sono dei giovani borsisti che sono venuti da tutto il mondo, abbiamo la metà sono valdostani di ritorno, abbiamo due senior researcher che sono venuti dall'IFOM, che abbiamo fatto il recruitment dall'IFOM per Manuela Vecchi e l'Università di Padova per Alessandro Coppe. Abbiamo reclutato due valdostani che lavoravano in Valle d'Aosta come capi delle facility. Insomma, siamo riusciti a costruire in meno di 2 anni un grosso team. Il centro è fatto di composto da due dipartimenti, il compartimento di genomica medica di cui sono responsabile io assieme alla dottoressa Manuela Vecchi e di genomica computazionale rispetto all'altro direttore scientifico del centro che è il professor Andrea Cavalli, che si occupa appunto dell'area computazionale. Non voglio andare nei dettagli, però è già funzionante un sequenziatore Illumina che è, diciamo, quella macchina che ci permette di sequenziare un centinaio di genomi a settimana. Abbiamo un robot che automatizza la preparazione delle librerie e poi abbiamo una componente computazionale che comporta la presenza nel territorio di un computer ad alta prestazione, un HPC, che abbiamo installato e adesso funziona benissimo e dove facciamo l'immagazzinamento e l'analisi dei dati genomici. Voglio descrivervi qual è la prassi di questo progetto rispetto al ruolo dei pazienti e dei ricercatori. Ovviamente il paziente viene informato degli scopi del progetto e deve firmare un consenso informato. E dopo la firma del consenso informato c'è una prima raccolta di campioni biologici, DNA da sangue o da saliva, una raccolta di dati clinici. Questo succede nelle tre diverse divisioni ospedaliere: oncologia, neurosviluppo e malattie neurodegenerative. Nel caso invece delle malattie oncologiche c'è il passaggio di raccolta della biopsia tumorale. Quindi i campioni vengono immagazzinati in una biobanca e vengono sequenziati entrambi i genomi, cioè il genoma del sangue, che è il genoma di controllo dell'individuo, che può servire sia a identificare delle mutazioni in geni per la suscettibilità alle malattie oncologiche, e sia come controllo sano.
E poi contemporaneamente invece viene sequenziato il genoma del tessuto tumorale. Abbiamo poi un'analisi bioinformatica standardizzata e alla fine un incontro di valutazione dei risultati nei quali nella stessa stanza mettiamo dei bioinformatici, quindi dei matematici, dei biologi molecolari e dei clinici al fine di poter poi indirizzare il trattamento farmacologico. Bene, ma poi cosa, come possiamo, abbiamo parlato forse del sistema più avanzato di medicina personalizzata, che è diciamo, la malattia oncologica. Ma come possiamo poi affrontare quello che il sequenziamento ci dirà nei prossimi anni, ci starà già dicendo, per esempio, nelle malattie rare. La dottoressa Soranzo ha prima illustrato l'enorme eterogeneità e complessità delle malattie rare, dove il problema dello sviluppo farmacologico è incredibilmente complicato, perché abbiamo malattie estremamente eterogenee, nei quali il numero di malati è talmente basso, talmente piccolo, che non permette uno sviluppo farmacologico economicamente sostenibile. Quindi come affrontiamo dei costi che possono essere in media di 2 miliardi? Abbiamo poi un altro problema, che se noi mettiamo insieme, raccogliamo tutti i farmaci che voi potete comprare in farmacia, che sono approvati sia dall'FDA negli Stati Uniti o dall'EMA in Europa, questi hanno come bersaglio non più di 1.000 proteine del corpo umano. Cosa significa? Beh, innanzitutto significa che colpiscono il prodotto di circa 1.000 geni, quindi 1.000 geni, quindi il 4% dei geni codificanti per proteine, quindi di fatto circa l'1% del genoma. Quindi questo significa che con i metodi di sviluppo farmacologico classico noi riusciamo ad interferire soltanto con circa l'1% del genoma umano. Chiaramente rinunciando o essendo incapaci di interferire con l'attività del restante componente del genoma e quindi perdendo grosse potenzialità terapeutiche. Siamo però da 3-4 anni a questa parte in mezzo alla rivoluzione dell'RNA. La rivoluzione dell'RNA, come sapete, è la molecola che viene trascritta dal DNA e viene tradotta in proteine. Ebbene, l'RNA è composto da quattro basi, A, G, U, C, e queste quattro basi, secondo il codice genetico, contengono le regole del codice genetico, contengono l'informazione per la codifica delle proteine. C'è però un grande vantaggio, e il vantaggio è che noi possiamo disegnare altre molecole di RNA che sono capaci di appaiarsi in maniera specifica alla molecola di RNA stessa, mediante delle regole molto semplici e assolute. Una A si appaia con una U e una G si appaia con una C e viceversa. Quindi questo cosa significa? Che noi possiamo disegnare delle molecole di RNA a nostro piacimento, che possono interagire e appaiarsi a delle molecole specifiche di RNA dentro la cellula. In questo modo possiamo ottenere una serie di risultati. E voglio questa è una rivoluzione, perché immaginate, innanzitutto, se io riesco a produrre un farmaco RNA specifico per una determinata sequenza di RNA che è responsabile di una malattia del fegato, e riesco a portare, veicolare, per esempio con una nanoparticella, questa mia molecola di RNA nel fegato ed inibirla mediante questo appaiamento, io posso pensare che sia molto, diciamo, sia relativamente semplice, sia relativamente veloce e molto meno costoso fare una seconda molecola di RNA, un secondo farmaco che si vada semplicemente modificando nella sequenza e che si vada a appaiare con un RNA bersaglio espresso
nel fegato, ma responsabile di un'altra malattia. Quindi, ed è contemporaneamente incredibilmente specifico, perché posso disegnare la mia molecola capace di appaiarsi soltanto con l'RNA coinvolto nella malattia. E posso anche disegnare queste molecole contro qualsiasi sequenza che voglio, di tutte quelle 3 miliardi e 200 milioni di nucleotidi, per esempio, del genoma, che prima la dottoressa Soranzo indicava esistere nel nostro genoma. Stefano, esistono in questo momento? Prego. Scusami, ti intervengo perché siamo, il tempo fugge. Sì. Quindi volevo chiederti di accorciare perché... Sì, ho ancora tre slide. Ho ancora tre slide, praticamente. E la prima è che voglio sottolineare che affinché una conoscenza di ricerca di base sia stata poi tradotta in un farmaco RNA, ci sono voluti circa 25 anni. 20, 30, 25, 30 anni. Uno sono delle molecole di RNA o di acidi nucleici antisenso, si chiamano, e molto corti, si chiamano oligonucleotidi antisenso, e hanno dato per esempio vita allo Spinraza, per atrofia muscolare spinale, che ha avuto ha incassato 4,7 miliardi di dollari nel 2019, e questi bambini non avevano speranza prima di questo farmaco. Gli altri tipi di farmaci sono i farmaci a interferenza di RNA, scoperta che ha fatto vincere il premio Nobel a Fire e Mello nel 2006. Questo, il primo farmaco al SRNA, è stato approvato nel 2019, si chiama un patto per la amiloidosi da transiretina, e questo ha portato a un interesse economico incredibile, a un grandissimo numero di investimenti. Questi sono dati nel 2019, in era pre-Covid. Già allora esistevano 500 clinical trials su farmaci a RNA. E poi sappiamo, è arrivato il Covid con i vaccini a RNA messaggero e sappiamo l'impatto che ha avuto l'introduzione di questa tecnologia nelle nostre vite. Voglio solo sottolineare l'enorme adattabilità e scalabilità di questi farmaci, di questi vaccini a RNA messaggero. Perché cambiando, per esempio, semplicemente un paio di basi nella sequenza del vaccino, noi possiamo, per esempio, modificare il nostro vaccino RNA messaggero rendendolo specifico per alcuni tipi di varianti. E quindi concludo con l'indicare che IT già dal 2018 ha investito fortemente nello sviluppo di terapie RNA, facendo partire una RNA Initiative che vede insieme 22 scienziati diversi che vanno dallo studio di base dell'RNA a sviluppare tecnologie computazionali per descrivere la loro struttura, a sviluppare nuovi sistemi di microscopia per identificare il RNA in vivo e nello sviluppo di nuovi tipi di nanoparticelle per il loro delivery nei pazienti. Grazie Stefano, è un momento d'oro per la ricerca, anche un momento che fa vedere quanto sia necessaria l'interdisciplinarità, perché adesso la biologia non può fare a meno del supercalcolo, insomma, perché la scala su cui operate è veramente complessa. In questo, come abbiamo visto nelle prime slide di Nicola, la tecnologia ci viene in aiuto, perché la legge di Moore ha accelerato enormemente, quindi per questo dicevo appunto siete sempre in anticipo. Ci mancano meno di 10 minuti alla chiusura, quindi vado subito al punto che forse abbiamo trascurato, ma non dimenticato, ed è l'accettabilità sociale. Qui avrete parlato giustamente di aumento di conoscenze, aumento di investimenti, nuovi farmaci, una sanità migliore, però in questo gioco non ci sono semplicemente i pazienti, ci sono anche i cittadini nel loro complesso, cioè tu dicevi la Valle d'Aosta sono 118.000 persone, insomma gli italiani sono qualche decina di milioni che bisogna portare a bordo, e questo abbiamo visto che è estremamente importante. Io ho visto in Inghilterra dove sono riuscito a fare un progetto
a cui penso quello della Valle d'Aosta poi si è schierato, quello dei 100.000 genomi, è stato fondamentale avere i cittadini on board, ingaggiati, che capissero che cosa stavano facendo e quindi non sollevassero o fossero, diciamo, avessero fatto pace con tutti i temi di privacy che inevitabilmente sulla scorta anche dei giornalisti faziosi, per dire, per qualcuno, vengono sollevati. Ecco, la domanda per entrambi è: come si ingaggia il cittadino e quindi anche le istituzioni in ultima analisi? Perché tu hai ringraziato la Regione Valle d'Aosta, ma bisogna portare a bordo proprio la parte della società civile. Nicole, vuoi cominciare tu? Sì, volentieri. No, è un punto importantissimo, veramente importante. Difficile parlare di un punto così complesso in poco tempo, però secondo me è importante ricordare prima di tutto che persone diverse hanno sicuramente sia una percezione diversa dei rischi, cioè, ci sono percezioni dei rischi che è anche culturale, cambia da paese a paese, sappiamo, ma anche poi personale. E anche del valore aggiunto di fare questa ricerca. E quindi è importante non solo fare opera di comunicazione a livello di popolazione o di gruppo di persone, ma anche poi individuale, di essere pronti a ascoltare i dubbi, ad ascoltare paure, ascoltare reticenze e cercare quanto possibile di poi sia di tenere in considerazione, ma ovviamente anche di sviluppare meccanismi sia legislativi che anche informatici, ad esempio, come si proteggono questi dati in modo tale che non possano essere rubati o usati in modo improprio. Quindi è importante che al passo della ricerca scientifica sia poi anche un passo appunto, di sviluppo tecnologico dell'infrastruttura che garantisca sicurezza, anonimità e protezione e poi anche di quella legislativa. Allo stesso tempo, quello che noi abbiamo anche visto, che poi quello che aiuta tantissimo, ad esempio, nel momento in cui si disegnano questi studi, e di avere rappresentanti del pubblico, rappresentanti dei pazienti all'interno di questi gruppi di lavoro, perché sono loro poi quelli che possono portarci la prospettiva del paziente o del volontario. Un E quindi è. co-design degli studi. Esatto, quindi molto spesso si tende a pensare di questi patient engagement group come una cosa che si deve fare, invece è una componente importantissima del lavoro che facciamo noi. Allo stesso tempo c'è anche da considerare che ovviamente, come ho detto, la percezione del rischio varia molto da paese a paese, quindi ci sono paesi che sono meno più avversi al rischio, sicuramente i paesi anglosassoni lo sono di meno. E quindi anche veramente un lavoro di educazione non solo della popolazione, ma anche poi delle istituzioni legali per capire quali sono le possibilità reali, ad esempio, di danno, se uno prende anche ad esempio, una sequenza di un genoma ne fa uso improprio. Stefano, non so se tu hai altro da aggiungere. Hai 3 minuti, poi possiamo chiudere. Ha detto tutto quello importante che era da dire, l'ha detto Nicole, e quindi mi facilita il compito solo con un messaggio. Siamo in realtà in una situazione unica. Abbiamo da una parte un'enorme sensibilizzazione dell'opinione pubblica, visti i risultati, diciamoli, eccellenti del sistema sanitario nazionale nel tempo della pandemia. Accesso a tutti, un'enorme professionalità e quindi una chiara realizzazione nell'importanza di un sistema sanitario che funziona per la civiltà di un paese. E contemporaneamente abbiamo il PNRR, cioè quindi abbiamo a disposizione una incredibile quantità di risorse finanziarie per poter risolvere i problemi cronici del nostro paese. E quindi penso che queste due cose insieme sono un'unica opportunità e se devo dire, posso assicurare che tutti, i professionisti del settore se ne rendono conto.
e quindi sono certo che i risultati saranno appropriati. Stefano, Nicolio, vi ringrazio. Chiudiamo su questa nota di unicità storica e anche di urgenza, per dire che è veramente un momento unico per agire, perché ci sono le risorse, perché c'è l'Europa, perché c'è un governo che sembra avere la sensibilità finalmente per cogliere queste chiavi strategiche, insomma, dell'investimento in ricerca e innovazione. E anche perché, e soprattutto perché c'è la domanda sociale, perché senza quella sarebbe molto difficile. Io ricordo, sono abbastanza anziano come giornalista per ricordare le battaglie sul nucleare e quelle sugli OGM, e diciamo, noi siamo usciti tanto bene come paese. Quindi questa è una carta che non possiamo giocarci, non possiamo permettere di non giocare. Spero che potremo raccontare questo, gli sviluppi di questo, e magari anche in presenza l'anno prossimo a questo festival, e vi ringrazio moltissimo il festival per averci avuto ospiti. Grazie a voi. Buona giornata.